Siamo con Marco Spissu a commentare la vittoria del Dertona contro Siena, una vittoria importante di 20 punti. A lui chiedo la prima cosa: qual è stata la chiave del match? Quando la gara ha svoltato, secondo te? Ma secondo me abbiamo fatto, diciamo, la svolta nel terzo quarto. Abbiamo fatto un parziale di 8-0, una roba del genere, 8-2. Penso che lì la partita sia sicuramente andata verso la nostra parte. E la sentivate lì, sentivate che iniziava già a essere vostra praticamente? Sì, poi abbiamo alzato un po' lo sguardo, eravamo più 17 alla fine del terzo, quindi diciamo che non dico che ci siamo rilassati, però diciamo che abbiamo preso più fiducia noi stessi, abbiamo giocato tranquilli, poi alla fine abbiamo vinto. Senti, tu hai messo a segno 11 punti e 6 assist, ma in generale ti faccio commentare il fatto che tanti giocatori sono andati in doppia cifra. Questo significa che è una vittoria del gruppo, il fatto che sono stati distribuiti bene i punti e tutti hanno avuto il loro ruolo, la loro parte in campo. Sì, diciamo che non è il mio obiettivo, però comunque è bello vedere tanti giocatori che vanno in doppia cifra. Questo significa che la squadra è compatta, che si passa la palla, che giochiamo bene insieme, quindi è una bella cosa. Senti, partita con Fiorentino e poi dopo big match con Scafati. Intanto partiamo da Fiorentino. Quali sono, potrebbero essere, le insidie e su che cosa soprattutto stare attenti? Ma sarà una partita difficilissima, loro giocano in casa, diretta a Sky, quindi ci terranno anche a far bene. Sarà una squadra di esperienza, che forse non c'è neanche un giocatore che matricola, diciamo, di questo campionato, che gioca da quest'anno, quindi sarà difficilissima, ma noi andiamo tranquilli a giocare la nostra partita e speriamo di far bene. Come è cambiato Marco Spissu dall'inizio rispetto a oggi? Ma non saprei, cioè io faccio sempre il mio meglio, cerco di dare sempre il massimo ogni giorno in allenamento, anche il coach Cavina mi dà una grandissima mano, quindi diciamo faccio il mio meglio. Senti, l'ultima cosa, la partita con Scafati, questa invece che cosa ci può dire secondo te? Cosa può dire in particolar modo a voi al Dertona? Ma è una partita insidiosa, perché comunque loro sono a 4 punti da noi, che non sono neanche 12, quindi devono andare ad Agrigento e non è, allora hanno perso in casa con Agrigento, quindi loro non sono matematicamente i primi, quindi devono venire qua e andare a Agrigento e il primo posto ancora non è sicuro per loro, quindi mi auguro in un palo oltre po', non dico pieno, però incredibile. Beh, già supporto comunque del palazzetto così c'è stato più o meno in tutte le partite casalinghe, lo sentite anche voi dal campo? Sì, sì, assolutamente, sono un gruppo fantastico, quindi speriamo che ci supportino anche nei playoff, che non sarà facile.